Bene, siamo arrivati a Orbassano, sesta gara di campionato. 37 partenti su un cancelletto da 37 partiranno dalla salita, ma via giù il cancelletto e vediamo la prima manche. Me lo dico da solo, sta iniziando a scattare veramente bene. Sarebbe stato anche un primo giro interessante, perché alla fine eravamo primo e secondo, io e Chiello, e quindi davvero non si sentiva assolutamente nulla, sentite? Soltanto questo whee! Ma alla fine del primo giro, tac, Chiello mi attacca. Volevo stargli dietro, volevo avere il suo passo, ma non ce l'avevo. Sono caduto in terra così. Proprio una caduta un po' stupida. Il gruppo era molto compatto e mi sono rialzato nelle retrovie. Male, male, proprio tutto quello che non dovevo fare, fatto. Però dai, la caduta era stata non troppo dura, non mi sono fatto male, però avevo lo sterzo molto piegato. E non ho trovato feeling subito, anche qui in questa curva vado ad aprire il gas perché volevo recuperare un outside della Madonna, che non mi sarebbe mai successo con una moto endotermica, però ho sbragato proprio senza nessun tipo di collegamento cervello-polso. Quindi, ripristiniamo i collegamenti cervello-polso. Siamo messi in medesima posizione, bisogna recuperare perché non posso perdere più di 100 punti in campionato. È stato un bello sudore da sorpassare. Due giri abbiamo fatto insieme. Se cercavo di andare stretto, andava stretto. Tutte le volte che provavo a immaginare dove sarebbe andato, andava esattamente dalla parte opposta che ho immaginato. Ho niente rancore, non ce l'ho per il fatto che mi abbia spento la GoPro a Vercelli. Proprio non ci penso più neanche una volta al giorno. Adesso mi cilindra e mi lancia fuori, qui mi lancia fuori, invece no, è stato davvero molto corretto. Qua pirone, caduto. Pirone ha vinto la prima manche a Paroldo, con una Stark. Sì, l'ho scritto sull'articolo di motocross del mese di luglio. Qui volevo fare la stessa cosa che con Ceppa. Fuori, tagliare dentro, ma quando sono andato fuori a tagliare c'era ancora lui e niente, ho sbagliato. E ho sbagliato, per fortuna non sono caduto in terra, qua era tutto un pantano. Comunque, sono riuscito a rimanere in piedi, ma rientro messo molto peggio di quando sono caduto la prima volta. Tutto buttato. Stanco, morto, ma cosa posso fare? Niente, ora c'è soltanto da rirecuperare. Qui un bel attacco di Ponzone su Ceppa. E Ceppa, che è terzo in campionato, perde qualche punticino. E così. Per quelli che mi facevi i calcoli, dicevo sì, ok, che adesso devo passare Ceppa. Una volta che sono passato Ceppa, Chiello ormai è lontanissimo, è irraggiungibile. Basta, mi devo tranquillizzare, minimizzare, perché solo così ci do un'altra patta in terra. Qui un block pass cattivissimo e ne approfitto.
diciamo che il piano di passare ceppa e poi tranquillizzarmi non è andato a buon fine, ho continuato finché ce n'era. Tanto dicevo, vai, io sono marcio, ma anche gli altri ormai saranno marci di stanchezza. Guarda che rischi, guarda che rischi. Ma poi cartello ultimo giro, ho visto Pironi laggiù in fondo, ho detto è lontano ma è una posizione in più, ci ho provato rischiando veramente tanto, perché addirittura come vedrete poi sono arrivato lungo in staccata. Finita, non bene, mi sono scusato, ma passiamo subito alla seconda manche. Questa è la manche più d'ufficio, ma partenza tutta da vedere. Cancelletto che rimbalza, rimango bloccato lì, insieme a tutti quanti, ma via! Una staccata fotonica, ho detto, ah, io lo voglio poi uscire dalla prima curva del primo. E mi sono preso un quasi offshot, perché in realtà l'offshot non è mio. Perdo subito la prima posizione, chiedo un bel sorpasso. E intanto pensavo, altri punti persi in campionato. E intanto però pensavo a Roberto e Vanessa che mi dicevano che non dovevo strafare, dovevo stare tranquillo. Così abbiamo fatto tutto il primo giro insieme. Primo, secondo e terzo. Ogni curva sentivo c'era un sorpasso da qualche parte. Quindi tra sorpassi e contro sorpassi. Qui siamo soltanto all'inizio del secondo giro, no? Sempre della serie di stare tranquilli. Ci ho provato anch'io. Sapevo che Chiello era più veloce, ci ho provato, un po' mi ha fatto passare, perché se avessi aperto il gas a cannone non so chi sarebbe passato dei due. Ho recuperato una posizione, un pochino mi sentivo meglio. Dicevo, oh Dio, sì, quanti punti mi porta a casa, a posto. Sentite da fuori, adesso poi magari metterò un video, ma dicevano soltanto fai piano, fai il tuo. Intanto perdevo posizioni su posizioni. Quando dicevo, ah basta, adesso sono tranquillo. Così chiudo prima manche in 14esima, seconda in quinta, un P7 finale. Male, ma va bene così.